Ben ritrovati cari amici nella fucina dell'informatica, nella mia piccola fucina informatica. Bene, oggi ci occuperemo di qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Si tratta di montare questo aggeggino qua, questo stupendo oggetto del desiderio. È un Intel Nook, non mi ricordo più cosa significa. Comunque, monta un processore i3. Un processore i3 e vabbè, c'è un sacco di cose belle insieme. Comunque, non prendiamoci in chiacchiere, andiamo subito a montarlo. Che ne dite? Andiamo? Vai! Bene, eccoci qua adesso. Procediamo, facciamo l'unboxing. Che bella questa parola, unboxing. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Vediamo un po'. Ci sarà la parte di alimentazione. Ui, quante viti che ci sono. Questo sarà l'alimentatore, carino anche questo. E qui sono le informazioni. Ah, tutta la famiglia NUC 8i3BEH, che è poi questo modello qua. Dunque, c'è un po' di pubblicità. Poi c'è, ah ecco, poi c'è anche la staffa per il collegamento VESA da poter attaccare dietro al monitor. Per il momento questo non ci serve, la mettiamo lì dentro. Questo non ci serve. Questo cos'è? Ah, sono le informazioni per il montaggio. Diamogli un'occhiata. Nuke Key Safety Information Cautions. Cosa sono queste? Informazioni di avvertenza sulla sicurezza. Vabbè, conosciamo già. Vabbè, dai, mettiamo via sta roba qua. Non deve essere neanche difficile. Poi abbiamo la memoria e il disco. Spero che vada bene questo qua, se no ce ne sarebbe un altro volendo. Vabbè, dai, cominciamo. Cominciamo. Abbiamo il server che ci fa da supporto. Ah, questo è l'alloggiamento per il disco SATA. C'è l'alloggiamento per la memoria. Non deve essere il caso di aprire tutto quanto. Fatto. Ora basta chiuderlo. Dovrebbe funzionare. Fatto. Dunque, eccolo qua. Qui adesso andremo a collegare il monitor, la rete, con la chiavetta USB. Spero che abbia anche una chiavetta USB 2.0, perché sennò
dovrebbe essere difficile più di tanto. Ecco, ora qui su questa chiavetta c'è un'installazione di Windows 10 semi automatizzata. L'ho collegata su questo connettore che suppongo sia un USB 2.0, suppongo, non ho ancora guardato il manuale, sinceramente. E beh, poi andremo avanti con l'installazione. Ed ecco qua, abbiamo cambiato posizione, ho effettuato tutti i collegamenti, ho anche verificato le prese USB, sono tutte 3.1, tutte 3.1, quella gialla è quella per la ricarica di un eventuale cellulare, serve per la ricarica. Dietro ho effettuato le connessioni, non si vede neanche bene. Collegato tastiera, mouse, la presa di corrente. E tra poco vedremo, spero di vederlo funzionare. Qui c'è anche il monitor. Bene, partiamo. Accendiamo. Ecco, stiamo vedendo la fase di installazione. Il 10 Pro, avanti. Computer name, la chiamiamo. Lo chiamiamo? No, nome è bello, nome è bello, nome simpatico. Luigi. Luigi PC. Eccolo, perché è suo. Ma questo parla inglese. Luigi. Ecco, Luigi PC. Next, avanti. Non dobbiamo muovere niente perché è nuovo. Non dobbiamo restaurare niente perché è nuovo. In italiano impostiamo l'ora, il fuso orario di Roma. Avanti, mettiamo una password. Non abilitiamo il BitLocker per il momento, perché non ci interessa. Vediamo i dettagli. Vabbè, inizio. Ora riparte, speriamo che riparta. Sta ripartendo. Questo è il primo avvio, è il primo avvio un pochino più lungo. Quindi che si decide a partire. Bene, è arrivato il momento di tirare un po' di somme. Tiriamo un po' di somme. Eccolo qua, l'apparecchietto. Il NUC Intel NUC 8 i3 BEH. Processore i3, dual core, 4 thread. Ah, mi sono accorto che sul lato sinistro c'è anche lo slottino per le schede micro SD. Slottino per il lucchetto. Poi davanti, USB 3.1, USB 3.1 con funzione di ricarica, è questa che c'è la linguetta gialla, tasto di accensione, connessione per la cuffietta, gli auricolari. Sarebbe stato bello se l'avesse avuto anche dietro, ma sarebbe chiedere un po' troppo, anche perché l'HDMI, oltre a segnale audio, a segnale video, fa passare anche segnale audio, quindi sarebbe stato superfluo.
connessione per cavo di rete, due connessioni USB 3.1, connessione Thunderbolt, e presa di corrente. Presa di corrente 19 volt, 90 watt, l'alimentatore qui dentro, sta qui sotto, non lo tiro fuori perché ci ho messo mezz'ora a rimetterlo a posto, e non voglio perdere mezz'ora di nuovo. Sono delle vitine per, se uno volesse mettere, non so, un disco SSD, oppure se vuole, visto che c'è anche sotto una staffa, per attaccare l'apparecchietto magico dietro al monitor. Vale il discorso per quei monitor che hanno gli attacchi VESA. Ok, è un bel apparecchietto, c'ha tutto, ha tutto, c'ha anche il Bluetooth, c'è anche il wireless. Cosa? Gli manca solo la parola. Però se mettiamo un software vocale, c'è anche la parola. E che volevo dire? Soddisfatto di questo apparecchietto? Sì, mi sento in dovere di poterlo consigliare. Allora, così com'è carrozzato, ovvero con un Core i3, che è un dual core 4 thread, e gli ho messo sopra un disco NVMe da 250 giga più una barra di memoria SODIMM DDR4, 8 giga, 2400 MHz, che questi numeri qua, uno li dice, ma sono pochi quelli che li capiscono. Anche perché se mi mettevo a fare grafici, ma i grafici, c'è gente che fa di grafici, fa vedere quanto va meglio questo rispetto a un altro. Che te frega. Va bene, va bene. Questo apparecchietto qui va veramente bene, fidatevi. Ci potete fare Office, navigare su internet, potete fare, secondo me potete anche fare un pochino di video editing, non troppo pesante, ma secondo me ce la fa, lo regge benissimo. E poi è bello perché è piccolino, altro anche bello massiccio, maneggiare con cura, non vorrei che mi cadesse per terra perché non l'ho pagato io, l'ha pagato il mio cliente. Ah, vabbè, no. Si può comprare 370-380 euro e vi togliete la paura. Più o meno il prezzo che ha anche un portatile. Benissimo, non ho altro da aggiungere perché reputo che l'apparecchio vale i soldi che sono stati spesi e fidatevi, va veramente bene. Non state a fare confronti con altre cose. Se avete quei soldi, spendeteli pure tranquillamente perché l'apparecchio va bene. Tra parentesi, giusto per chiudere un po' il discorso, quando ho installato il sistema operativo, ho verificato che poi tutti i dispositivi fossero a posto. Non erano tutti a posto, però una volta installato Windows 10, grazie all'MDT, Microsoft Development Toolkit, di cui spero di fare un video un giorno, dopo aver installato il sistema operativo, per fortuna mia, ma secondo me è giusto che sia così, ha riconosciuto la wireless, l'ho collegato al mio router e gli ho fatto fare gli aggiornamenti e lui ha aggiornato tutti i dispositivi non riconosciuti tranquillamente. Quindi adesso l'apparecchietto qua, questa meraviglia della tecnologia, funziona perfettamente. Quindi oltre a Windows 10 poi gli ho messo del software gratuiti, quelli che si usano sempre, il VLC, LibreOffice, sì, cose che già abbiamo speso i soldi per comprarlo, non spendiamo altri soldi per il software. Qua se qualcuno vuole spendere soldi per il software, faccia pure, i soldi sono suoi. Ah, e mi raccomando, Windows 10, comprate la licenza. Mi raccomando, se la comprate su Amazon, c'è chi la vende con le licenze OEM, acronimo non mi ricordo di che cosa, costano intorno ai 10-20 euro, 10-15-20 euro, quindi non ci si dissangua per una licenza Windows. Chiudiamo il cerchio. L'apparecchio va veramente bene, fidatevi. Non vi faccio grafici perché è inutile. I grafici non li capisce nessuno, neanche chi li fa secondo me, anche perché secondo me li copiano da un'altra parte. Benissimo, ah, e mi raccomando, detto tutto quanto, oh, non so che aggiungere. Spero di rivedervi al prossimo video. Vorrei fare tanto quel video sull'MDT. Ora me ne vado una settimana in vacanza al mio paesello, vado a trovare i miei parenti. Quindi vi saluto. Ah, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like. Se poi i contenuti di questo canale vi piacciono, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, così verrete informati il giorno che farò altri video. Io vi saluto.
anche i Beatles, The Beatles, Strawberry Fields Forever, anche loro vi salutano e vi do appuntamento al prossimo video, ok? Bene, ciao a tutti, ciao! Nook, nook, nook. Boh, andiamo a mangiare che è tardi, ma... No?